tanta paura per una barboncina aggredita in via Strozzi da un pastore tedesco. La cagnolina sarà sottoposta a una serie di operazioni. Le ferite sono molto profonde, ma non è in pericolo di vita. Testimone di questa aggressione è un commerciante della zona che ha prestato i primi soccorsi e ha avvertito le forze dell'ordine. Mi sono visto passare il cane qui davanti alla vetrina, libero, senza neanche un collare, quindi sono uscito fuori per capire la situazione. Ho trovato questi due ragazzi cinesi che seguivano il cane, gli ho chiesto se il cane fosse loro, mi hanno risposto di sì. Quando gli ho chiesto di legarlo, metterlo in sicurezza, mi hanno mandato a quel paese. Dopodiché, immaginandomi che avrebbe incontrato la mia cliente, stavo aspettando proprio da quella parte, sono andato incontro e ho fatto un tempo. Ho sentito urlare, siamo arrivati e era già successo tutto. Il cane aveva aggredito la signora, l'aveva buttata in terra, aveva aggredito il cane in maniera anche grave e poi ha creato un po' di tafferugli. Insieme a questi si sono uniti delle persone cinesi e delle persone anche diciamo poco raccomandabili e è successo un po' di tafferugli finché sono arrivati i carabinieri e hanno un po' placato la situazione. Ma questa è solo la punta dell'iceberg di una situazione di degrado che i commercianti denunciano da tempo. Pomeriggio, quando cominciano traffici illegali fra queste persone, si vede gli scambi proprio di buste, di droghe, le nascondono lì nei fiori, dappertutto le nascondano. Poi verso le 6, le 7 la sera si vedono le birre, ubriachi, anche i clienti stessi hanno paura, politicano fra di sé. Degrado generale non riguarda solo gli animali, riguarda la sporcizia, riguarda lo spaccio e fino a poco tempo fa sembrava risolto come problema perché erano state allontanate certi personaggi e sono tranquillamente ritornati.